Hola luchadores e pianificatori di pianoforti, ben ritrovati dal vostro Silverius. Allora, siamo da Mana, ho recuperato le anime dallo scorso video in modo da risparmiarvi un attimino di tedio, non sono morto. Ed entriamo nel secondo edificio. Qui, se saremo in forma umana, potremmo evocare uno spirito. Uno spirito guida. Allora, vediamo un po', provvederemo ad usare una di queste ciuffate, che ne abbiamo trovate anche in buona quantità, e a dare una retrosbirciata un secondo qua fuori, perché vuoi mica che ci abbiano... Oh, aspetta un momento, adesso vi farò vedere come si muore in modo stupido dopo aver usato l'umanità, un'effigie umana. Chiedo venia, come sempre. Ok, per una pastiglia sanguinifera rossa. Bene. Allora, il gigantoide non ci caca. Vediamo che non ci sia troppo mezzo di cadere qui. Bravissimo. Ok, va bene così, va bene così. So, non formalizziamoci per così poco. Ma speravo mi piazzassi un'effigina umana pure tu, eh. Briccone. Va bene, va bene. Oh, se non ti avevo proprio visto mai nella vita. Vedete, siamo tornati alla cetta elettrificata, giusto per fare un pochino di danni anche elementari. Ok. Allora andiamo a evocare Schmidt, il cacciatore solitario. Oh! Oh! E voi direte, perché oh? È perché... Oh! Allora... Da un lato, yeah, grazie che ci hai dato un cacciatore. Però dall'altro ci può anche complicare la vita. Vedremo un po'. Cerchiamo intanto per cominciare di attirarli uno alla volta, che è cosa buona e giustevole. Ecco, quando cambiano traiettoria così poi sono di un fastidioso che te lo raccomando. Fa il suo bel danno porcino il ragazzo, fa il suo bel danno porcino. Se non è troppo intraprendente, diciamo che è l'alleato migliore che ci poteva capitare. Mazza dell'arcidrago. Accipigna. Che è? Sentito un rumore tipo di acquitrino salmastro. Allora, vediamo un po' quale ci conviene. A chi stai tirando? Ai sassi? Ok. Ignoratelo. Fate finta che quello che sta facendo sia una cosa da sano di mente. Allora. Tu. Parpagufo. Ecco, questa è la stessa identica scena di prima. Che ci è costata un sacco di morte. Però gestita così diciamo che va decisamente meglio. Eh sì. Diciamo che non c'è neanche paragone. Ok. Grazie per averci fatto da esca nella nostra tresca. E se da qui ne usciremo vivi, benché se ne esca. Ho finito le rime, cazzarola. Vabbè, pesca. Diremo pesca. Vediamo un po'. Allora. Te, non ho capito se sei morta, ferita, paonazza, ignara. Bacche, neanche reagisce. Si fa menare proprio come un can per l'aia. Oh, ok, è quella che ripristina l'energia. Vabbè, vediamo di peggiorarle la situazione. Così lei poi muore e la smette. Solo che prima era posizionata diversamente. Ok, allora stiamo molto bene attenti, perché cadere è un attimo comunque, perché io non mi ricordo esattamente da chi sei caduto. È bello scemo. Meno male che mi ero portato avanti nello scassare disgraziati e mi sono liberato un attiminello la strada, perché se no se aspettavo il cacciatore Schmidt potevo stare proprio lì bello fresco, very easy. Niente item, mi raccomando.
Ok, panzone buon tempone lì c'è sempre. Allora, andiamo lì. Nell'orecchio. Che cavolo. Ne ho abbastanza di riuscire ad avvelenarti, guarda, non volermene. Perché poi tu sei pacioccoso, simpaticoso, ma fino a un certo punto, dopo un po' dai fastidio. E siccome qua è pieno di buche, vorrei evitare, e magari ci uso qualcosa di meglio, hai ragione anche tu. Ok. Oh, che effetto pauroso! Veramente l'ombra mi ha spaventato. Anche tu un po' mi inquieti. Abito del cantore e anello vitale più 2. Oh. Non ne avevamo già uno più 2. Ah no, era il più 1, che scemo. Più 3, ok, no, no, no. Ok, ero abbastanza convinto che avessimo trovato qualcosa di molto interessante. Va bene, non ci lamenteremo. Vedremo di non mettere l'abito del cantore perché non è della nostra taglia e ci fa sembrare delle emerite culone. Allora, sembra essere rimasta solo quella. E sembra che si possa non cadere nel vuoto. Allora ci piace. È come se ci piace. Guarda che bello! Lo so, sono malvagissimo quando faccio queste cose. Mi diverto come un sciacquo, che di solito muoio, almeno ogni tanto mi sfogo, senza fare figure barbine. E nel contempo abbiamo accumulato ancora un casino di anime. Ma proprio una quantità vergognosa. È bello che uno scheletro sia stato messo lì come esca per elargirci peschi esca. C'è della lore in tutto ciò, c'è della lore. Allora, qui non mi ricordo se. Sì, esatto, ricordavo. Mio malgrado ricordavo giusto. Ok, sono quegli oggettini che si possono tranquillamente lasciare dove sono senza rischiare di morire a vanvera. Ok, qui tra poco dovremo trovare un esercito di simpatici funghetti della mia fantasia e un falò a breve. Ok, io non mi ricordo se loro avvelenino, intossichino, causino distruzione dell'equipaggio, esatto, non dell'equipaggiamento. Loro distruggono l'equipaggio, se voi avete dei vascelli, loro vi distruggono l'equipaggio, sappiatelo. Ok, c'è qualcuno di evocabile lì, ma che non evocheremo adesso, chiaramente. Quanto è bello sentire cantare le MILF. Eh sì, come gorgheggiano loro. Ok, io adesso dico stupidate, perché dico stupidate, lo so, però sti cosi sono avvelenabili, no, vero? Però sono molto fragili alle frecce. No, sono pure avvelenabili. Oh, cazzarola, che lusso allora. Oh, beh, tanta roba. Allora, prima di far altre stupidate, appicciamo il falò. Sbirciamo. Felicia la coraggiosa, grazie. Sarò molto felice di evocarti poi. Oh. Non è una mia impressione o c'è più gente lì ora? Va bene. Cercheremo di farcene una ragione. Perché retrocedono impauriti? Non ho tirato fuori il parpagellino, eh. Quindi stai cercando di dirmi che tutti i miei sforzi di sciacagnarti alla distanza sono abbastanza inutili. Ok, costi frecce, diciamo. E basta. Costi frecce e costi cazzi.
Non si fa ammazzare facile la ragazzuola, non si fa ammazzare facile, però una volta avvelenata dovrebbe essere un pochino più sciolta. Eh no, è abbastanza veloce a ripristinarsi l'energia e ha capito che se sta lì a prendere nel secchiello di grossi vantaggi non ne trae. Però intanto l'abbiamo anche scassata, potrebbe essere vantaggioso anche il non andarcene da qui, eh. Sta giocando il gioco a giù e fa sembra un deficiente, smettila. Smettila. Ah, stiamo tirando a un manichino della fiera. Anche perché l'avvelenamento dovrebbe funzionare anche attraverso lo scudo, eh. Scusa se te lo dico, non vorrei allarmarti, però. Vabbè, dato che le abbiamo, tiriamogli anche quelle di fuoco che gli fanno più male. Che biglie. Esatto. Ok. Ci giochiamo prudenti. Ce le pigliamo nei denti, perfetto. Facciamo così. Avremo l'immane gioia di farci beccare una volta, ma almeno ci liberiamo di un altro di questi simpatici stregoniferi, anche perché dovremmo venire invasi anche a breve, fra l'altro. Ve lo ricordo. Vi ricordo che me lo ricordo, fra l'altro. Cosa che non capita sovente. Oh, ma abbiamo altra altra gentaglia lì. Sì, se questo posto lo si affronta proprio in maniera easy, diventa di un difficile spaventevole. Perché ci sono molti modi per morire, più uno. Ecco. Perfetto. Quello è ancora. Hai ancora lo scudo alzato? Che palle! Non sei un po' intraprendente? Vediamo un po' se riusciamo a pettinargli le sopracciglia da qui. No. Cambiare la linea di tiro non ha il minimo senso. Quindi direi che a sto punto possiamo mirare al trappolone. Allora, innanzitutto andiamo a recuperare l'oggettino qui. Poi andiamo a sto punto. Ma non vorrei neanche evocare subito tizio, perché vorrei tenermelo buono anche per la boss fight. Non che il demone del canto sia difficile da affrontare, però una spalla cotta schifo non fa. Stavo giusto dicendo a te quando ti ho ammazzato. Porcaccia. Credo di essermela fatta addosso. Spavento. È stata una situazione a dir poco spaventevole. Mamma mia. Va bene, ok. Quindi se c'è tutta questa luminescenza vuol dire che ci sono le piccoline in ballo che stanno danzando allegro gioiosamente. Ok, benissimo. Non hanno proprio voglia di attaccare, sono quasi ipnotizzati loro stessi dal canto. Dal canto loro li posso capire e dopo un po' potrei anche smetterla. Vorrei capire da dove. Ok, ho fatto una domanda stupida perché fondamentalmente tu sei sempre stata lì, non te ne sei mai andata. Ok, bellissimo che finché siamo rimasti nascosti dietro la colonna ha tirato, poi ha smesso. Va bene, perfetto. Dovremmo scoprire a breve per quale motivo continua a sberluccicare lì, cosa che non faceva in Dark Souls 2. Niente, torniamo verso il falò, dove evocheremo il nostro prode compagno di giochi, ma lo vedremo nel prossimissimissimevole episodio. Giusto? Giusto. Quindi ragazzuoli, ciao ciao dal vostro Silver e ci vediamo presto!